La rotazione dei docenti, analisi, modelli, proposte. Questo è l'argomento dell'incontro organizzato dalla Gilda degli Insegnanti di Palermo, che si è appena concluso. La valutazione dei docenti e delle scuole, il merito e la premialità sono tra i temi scottanti oggi nel mondo della scuola. C'è problemi di regia. Allora, parte di Pice Spinosa. Tanto le informazioni così ci chiediamo. Noi stiamo facendo queste assemblee, questi convegni, non tanto e solo per discutere di che cosa sarebbe il merito per l'istruzione, ma perché abbiamo delle scadenze oggettive per il prossimo anno. Come era già accennato prima dai relatori, il contratto del 2013, che dovrebbe in teoria cominciare il 1° gennaio 2013, dovrebbe essere informato quasi totalmente sulla questione del merito. La scomparsa degli scatti automatici di anzianità per devolvere totalmente al merito o a strumenti analoghi di misurazione fa sì che noi dobbiamo prepararci ad avere non solamente un elemento di contrapposizione e di antagonismo rispetto ad alcune proposte, ma anche un momento che deve essere fatto in maniera molto adeguata nel giro di un anno di analisi e controproposta seria. In questo momento non metto in dubbio che siamo molto in difficoltà tutti i sindacati, per cui io credo che questo tipo di incontri serva anche per stimolare coloro che sono iscritti ai sindacati o non sono iscritti ai sindacati o alla Gilda, di cui ovviamente noi siamo portatori come elemento di valore e quant'altro, però noi dobbiamo in qualche maniera pretendere che ci sia unità della categoria su alcuni principi fondamentali, perché senza l'unità non riusciamo ad andare da nessuna parte. In questo momento purtroppo la divisione tra le componenti sindacali sta indebolendo complessivamente tutta la questione relativa alla difesa dei diritti degli insegnanti e della scuola pubblica statale. In questo senso io ho preparato delle minime slide su i modelli fondamentali di valutazione e di analisi della struttura organizzativa dei sistemi scolastici in Europa e negli Stati Uniti d'America, non in analisi, molto semplificata, e dopo i vari progetti che esistono in questo momento sulla questione del merito e della carriera. Prima di cominciare però vorrei essere molto chiaro, c'è un problema della cosiddetta carriera dei docenti. Ora, il termine carriera qui viene interpretato o può essere interpretato in maniera molto diversa rispetto a chi parla e chi recepisce il messaggio. Il termine carriera solitamente, tradizionalmente, viene concepito come qualcuno che gerarchicamente comanda qualcun altro, il modello tipo napoleonico dell'esercito, insomma, no? Con tutti i vari gradi, dopo c'è il grande capo che attraverso una strumentazione tipo gerarchico comanda l'ultimo dei soldati. La stessa cosa è la struttura ministeriale che in Italia abbiamo adottato dall'Unità d'Italia in poi, dal governo piemontese in poi. Altro tipo di carriera può essere quella di differenziazione funzionale di funzioni, il che non significa essere superiori uno rispetto all'altro, ma significa fare qualcos'altro in termini funzionali. Ora, se noi guardiamo la nostra realtà nelle scuole, già noi stiamo in una situazione di carriera funzionale, cioè ci sono qualcuno che fa la valutazione strumentale, lo staff di dirigenza, quello che segue il progetto e così via. C'è una differenziazione. Ecco, su questa cosa qui io vorrei che ci fosse un attimo di capacità di interpretazione, perché io ho fatto tante assemblee, molto spesso si raccolgono tanti applausi contro le carriere, dopo si va nelle proprie scuole e si verificano differenziazioni funzionali o purtroppo delle battaglie ignobili per la divisione del fondo d'istituto che dividono gli insegnanti in maniera squallida, colleghi. Perché è contro la nostra dignità. Proviamo ad andare avanti, Gigi. Allora, noi ho messo tre sistemi complessivi. Il primo sistema è quello tradizionale, in cui ci possiamo riconoscere anche noi in parte. Vorrei ricordarvi che, essendo noi giunti dall'Unità d'Italia, sistema di tipo napoleonico, di tipo piemontese, abbiamo strutture di tipo centrale, siamo molto più vicini alla Francia da questo punto di vista.
e la Francia è il modello di riferimento per questi sistemi. Abbiamo assunzioni e abilitazioni su modelli centrali e contrattualizzati centralmente, abbiamo una carriera per anzianità attraverso scatti di anzianità o con accelerazioni sull'anzianità determinate attraverso concorsi. Ad esempio l'aggregation in Francia è un tipico esempio con il quale uno dopo 8 anni può fare volontariamente un concorso anche difficile per avere un riconoscimento stipendiale, una riduzione dell'orario di lavoro e fare delle funzioni tipo tutoraggio e quant'altro nei confronti di colleghi più giovani e così via. E la valutazione viene fatta attraverso la struttura centrale statale, attraverso gli ispettori. In Francia abbiamo più di 2.400 ispettori, per cui è una questione che tutti gli insegnanti in Francia sanno, ogni 2 anni ti arriva l'ispettore in classe, ti valuta e verifica qual è lo standard di tua prestazione professionale. Questo è un esempio che noi abbiamo seguito fino a un certo punto, l'abbiamo poi abbandonato. Notate che gli ispettori adesso sono diventate poche decine di fatto e seguono i progetti, cioè la loro funzione è quella di proporvi o imporre dei progetti all'interno dei quali dopo valorizzare più se stessi che le scuole, perché voi sapete che i progetti ultimamente non hanno mai avuto grandi successi dal punto di vista formativo. Andiamo avanti. Il sistema anglosassone, allora qui la distinzione fondamentale sulla quale io, colleghi, vorrei che ci fosse una coscienza diffusa nelle scuole e tra gli insegnanti. Noi ci stiamo giocando nel giro di pochi anni tutta la scuola pubblica statale, perché il progetto che viene proposto è di tipo anglosassone. Il progetto è quello dell'eliminazione del valore legale del titolo di studio. È questo l'elemento fondamentale, perché tutto quello che ha detto prima Francesco degli Stati Uniti d'America parte dal concetto che lì il valore legale non c'è. Perciò ogni Stato può fare quello che vuole, in teoria ogni scuola può fare ciò che può. E il titolo rilasciato dalla scuola è spendibile e valutabile all'interno del mercato. Io vengo da Harvard, valgo 100, io vengo dalla scuola X, valgo 1. Punto. Questo è quello che si sta volendo introdurre in Italia. E io vi consiglio di vedere un documentino che è stato fatto sotto traccia, però è stato firmato da Gelmini e Sacconi per 2 anni fa, in cui l'obiettivo del governo Berlusconi, di questo governo, sarebbe quello dell'eliminazione del valore legale partendo dalle università per dopo giungere alla scuola superiore, mantenendo però il valore legale per la terza media, questo è. Oppure al massimo arrivare al primo biennio delle superiori per la questione della obbligatorietà prevista dalla legge. C'è scritto, e se guardate e seguite Sacconi, sapendo, lo dico molto tranquillamente, la Germania di scuola capisce niente, no? Per cui è ovvio che sono altri che stanno facendo la politica scolastica. E Sacconi, Brunetta e quant'altri fanno più politica scolastica a loro che la Germania. Sono più pericolosi loro. Nel sistema di tipo liberista abbiamo l'assunzione diretta da parte delle scuole, licenziamento, contratti a tempo determinato, per cui sono assunto per 2-3 anni, sono riconfermato attraverso consigli di amministrazione e quant'altro, attraverso delle valutazioni di performance in cui la customer satisfaction, che si diceva prima, cioè l'aggradimento degli studenti, delle famiglie, è fondamentale, perché io devo in qualche maniera soddisfare il cliente. Dopo la carriera viene identificata attraverso punteggi individuali di merito, attraverso titoli o sempre la customer satisfaction, e la valutazione è affidata a dirigenti e consigli di amministrazione. Questo è. Questo è un modello che ci vogliono imporre, colleghi. E purtroppo questo modello non è solamente del centrodestra, ma anche dentro il centrosinistra abbiamo delle persone che su queste cose qua stanno lavorando. Perché è molto più semplice, si elimina tutto il problema. Precariato non esiste. Dopo vi dico i nomi. Il precariato non esiste più. Cioè tutti si abilitano, dopo possono essere assunti o licenziati liberamente. Se uno vale viene assunto, se uno non vale viene licenziato. Le graduatorie non esistono più. Io posso come dirigente assumere e licenziare rispetto al budget che mi dà lo Stato, per cui io posso anche assumere più soldi la persona brava e dire a te, guarda, tu fai educazione fisica, mi serve relativamente, oppure mi serve molto educazione fisica come succede nei college americani in cui bisogna fare la squadra di pallacanestro di prestigio e ti pago di più. Livello di contratto individuale, con una base minima stabilita a livello nazionale o a livello di singolo Stato. Andiamo avanti.
sistema tedesco e dei paesi del nord è molto più complicato, qui è difficile fare delle slide, sarebbe da fare un sacco di tempo. Noi abbiamo nel sistema tedesco il fatto che si tratta di stati federali di tipo nordico o tuttora di stati in cui le comunità locali hanno grandissima importanza, cioè significa avere un contatto nazionale stabilizzato a livello nazionale dopo il livello di Länder o di comuni, perché in Finlandia e in Svezia sono i comuni che gestiscono le scuole, cioè il consiglio comunale gestisce la scuola, l'insegnante viene assunto dai comuni e non dallo Stato, è tutta un'altra questione. È tutta un'altra questione anche perché la struttura stipendiale ha una base stabilizzata a livello nazionale, ma dopo le vari elementi accessori sono stabilite attraverso le comunità locali. Qui cambia radicalmente tutto perché la progressione di carriera viene sostanzialmente garantita a livello di tutto il territorio nazionale sulla progressione di anzianità, che è riconosciuta per tutti, però dopodiché abbiamo sistemi di valutazione che sono differenziati tra Stato e Stato o tra Länder e Länder o Comune e Comune, che premiano rispetto alla specificità del territorio. In questo senso vorrei rendervi edotti che ieri l'altro l'assessora Dalmaso della provincia di Trento ha proposto un sistema di tipo meritocratico nella scuola di Trento, è PD, è del PD Dalmaso, del Partito Democratico, e in cui la provincia di Trento darebbe più soldi alle scuole che hanno migliori performance. Le performance sarebbero definite attraverso i gradi di verifica dei test di ingresso e finale di tutti gli allievi attraverso elementi ispettoriali fatti dalla provincia di Trento. Questo è un esempio di trasversalità rispetto ad alcuni elementi di valutazione. Andiamo avanti. Qui adesso vi faccio una serie di ipotesi di lavoro state fatte negli ultimi anni. Sono associazioni professionali o sindacati che su questo hanno messo nero su bianco delle proposte. Parto dall'Associazione Docenti Italiani, che tra parentesi è proveniente dalla Gilda degli Insegnanti, nei primi anni eravamo tutti quanti insieme, per cui è una costola della Gilda che è uscita e noi non siamo infelici che sia uscita perché era eccessivamente spinta su questo elemento della valutazione di differenziazione di carriera. Allora, ipotesi dell'Associazione dei Docenti Italiani è quella: assunzione attraverso le graduatorie dello Stato, qui siamo già su un livello di tutela da parte degli abilitanti. Dopo abbiamo una fase di ingresso con valutazione del dirigente scolastico, dei tutor rappresentanti di dipartimento della materia di riferimento, e dopo abbiamo la progressione su docente specialista e docente professionista, che è docente ordinario, e docente specialista, che diventa il docente più bravo, docente tutor esperto. Se guardate, questo ripropone, cioè viene preso dopo dalla signora Valentina Brea nel suo progetto di legge, nelle tre fasce, iniziale, ordinario e specialista. Andiamo avanti. APEF, sempre i nostri cugini, anche questi erano della CILTA, si sono staccati, sempre alla rincorsa di questa storia della meritocrazia, perché la meritocrazia spacca, cioè spacca di fronte, per cui dobbiamo stare molto attenti, perché alcuni ritengono che andando su questa strada e correndo su questa hai poi dei risultati migliori. Non abbiamo avuto risultati migliori, almeno loro sicuramente no. Noi stiamo tenendo molto bene, stiamo crescendo, perché siamo quelli che cercano almeno di parlare con i docenti e non si chiudono in 3-4 a immaginare modelli e imporli sugli altri, questo è poco ma sicuro. Allora, qui differenziazione di carriera su due versanti, questa è un'altra ipotesi forte sulla quale poi la gita si è spaccata, Cioè, c'è stato un congresso ancora nel 94-95 sulla quale cosa ci siamo spaccati completamente. Era la questione di immaginare due carriere dei docenti, carriere nel senso due elementi di funzionalità, una di tipo docente, uno fa il docente e ha una progressione di carriera per scatti di anzianità o per concorsi per merito distinto o per valutazioni in itinere attraverso titoli e quant'altro, e una determinata e funzionale non tanto l'insegnamento ma quanto l'organizzazione scolastica. Infatti gli staff di presidenza, quelli che sono stati imposti dall'ANP, Associazione Nazionale Presso, vengono fuori da questo elemento, no?
nel senso che il dirigente ha bisogno di persone che lo aiutino, e queste persone, a lui non interessa che stiano in classe, a lui interessa che l'aiutino dal punto di vista burocratico, amministrativo, leggere le circolari, fare le circolari, organizzare gli orari, con cose che nulla hanno a che vedere con la didattica. Ed è una funzione diversa. La APEF immagina una carriera su due livelli. Uno vuole fare l'insegnante, a un certo punto uno decide che gli interessa di più la questione di tipo organizzativo e sceglie di portarsi su quel livello, dopo accedendo ai concorsi a dirigente laddove possono essere fatti o vengono fatti. Avanti. Il ponte di Confindustria, qui siamo sulla vicino alla Gran Bretagna, così via, assunzione diretta di docenti da parte delle scuole. Centralità del dirigente scolastico perché è imprenditore e come imprenditore può assumere e licenziare le persone. Dopo c'è una differenziazione sempre nelle tre fasce, che questo rimane sempre inalterato, per i junior, senior e dopo ci sono i coordinatori della didattica che vengono al di sopra di tutti quanti. E dopo c'è qualcosa che può interessare, loro immaginano per una riduzione dell'orario frontale di insegnamento, laddove ci sia una maggiore anzianità e si abbiano i titoli per arrivare alla fascia senior o coordinatore, cioè quelli più alti, perché riducendo le ore di frontali possono essere utilizzate le ore che mancano per fare altre questioni tipo i tutor, coordinatori di dipartimento e quant'altro. È una questione che è interessante, questa che potrebbe essere ripresa. E dopo abbiamo incrementi stipendiali legati alle performance dei singoli insegnanti delle scuole. Questo dei singoli insegnanti delle scuole, quella è simile alla sperimentazione che viene adottata adesso nelle scuole italiane attraverso la Gelmini. Avanti. ARAN, che è l'agenzia delle rappresentanze, cioè che va a contrattare con i sindacati, con noi per la questione relativa ai contratti pubblico impiego, abbiamo l'ADI, cioè la differenziazione tra le tre fasce in qualche maniera, il dirigente scolastico come valutatore centrale del lavoro dei docenti, purtroppo questo è un fatto negativo, cioè il dirigente scolastico, noi riteniamo che nulla abbia a che vedere con la didattica e sempre di più non capisca più niente di che cosa significa insegnare. Identificarlo come valutatore unico diventa veramente paradossale e provocatorio. Dopo, l'articolazione di carriera garantita con progressione di carriera per anzianità da contratto collettivo e la carriera articolare per aree, qui si riprende l'ipotesi APEF, quella area di tipo didattico e area di tipo organizzativo. Avanti. Ipotesi 3L, sempre legata alla Confindustria e Fondazione 3L, che però vorrei ricordare, la Fondazione 3L sta partecipando come monitoraggio al progetto di sperimentazione sul merito, per cui loro ci stanno molto dentro. Ora, Fondazione 3L è molto legata a nomi come Giavazzi, Confalonieri e Abravanel, che sono dal nostro punto di vista i tre pericoli più importanti in questo momento. E tra parenti, non essendo poi legati né a un polo né all'altro, ma essendo trasversali, sono quelli che più spingono verso una meritocrazia come ideologia, soprattutto a Abravanel, che ha avuto molto successo con i suoi libri in cui fa delle ipotesi meritocratiche, sta diventando un problema perché vuole assumere gli stessi tipi di valutazione di tipo aziendalista anche nell'insegnamento, cosa che abbiamo dimostrato è molto più complicato di quanto possa diventare. L'ipotesi 3L, assunzione diretta di docenti a parte di scuole, ma l'abilitazione viene data dallo Stato. La creazione di un organo di autogoverno della docenza con poteri di valutazione degli standard professionali e l'applicazione di un codice deontologico. E questo è interessante, a noi interessa molto, perché voi dovete ricordare che la Gilda degli Insegnanti, unica associazione sindacale d'Italia, si è dotata di un codice deontologico, perché noi riteniamo che ci siano dei comportamenti minimi che gli insegnanti devono tenere e tutti quelli che si iscrivono alla Gilda lo devono sapere che non possono e noi possiamo difendere l'indifendibile, ci rifiutiamo di difendere l'insegnante che non sa fare il proprio mestiere, ovviamente dal punto di vista professionale, non dal punto di vista di diritti del lavoro, ovviamente.
E significa che loro immaginano che per valutare in qualche modo ci siano degli organi di autovalutazione dei docenti gestiti attraverso degli organi indipendenti della docenza. Avanti. ANPCIDA, Associazione Nazionale dei Presidi, qua siamo nel delirio praticamente, sempre il preside che comanda, assume licenze e quant'altro, la carriera di viene fatta, questa è l'ipotesi più tecnica, cioè è credibile perché non sono così stupidi a proporre le cose impossibili. Loro dicono nel pubblico impiego, essendo non nel pubblico impiego, manca, noi siamo tutti al settimo livello se laureati e al sesto se diplomati, no? Manca l'ottavo livello e il nono livello. Prima il nono livello ce l'avevano i dirigenti, ma i dirigenti, voi sapete, sono usciti fuori dall'area del contrattuale nostra e hanno un'area contrattuale separata. Restano due livelli liberi nel pubblico. Perché non riempirli attraverso gli insegnanti più bravi? E gli insegnanti più bravi chi sono? Quelli che aiutano i dirigenti. Perché noi dirigenti abbiamo scuole complesse, un lavoro complesso, abbiamo bisogno di uno staff di dirigenza fatto da persone professionalizzate nei termini burocratici e amministrativi. Se guardate ultimamente, la cosa diventa anche paradossale, perché quando c'è stata, e c'è tutto, la questione delle reggenze, va bene? Le scuole prive di dirigente, allora, io ho parlato con la NP, ho detto, ma scusate, adesso fate una battaglia perché ci siamo i presidi incaricati, come una volta. No, preferiamo la reggenza, perché così noi chiediamo più soldi, dimostriamo di poter gestire scuole molto più grandi e contemporaneamente chiediamo delle figure intermedie di insegnanti che diano una mano a noi e che vengono pagate di più, essendo vicini alla dirigenza. Queste figure di insegnanti potranno diventare poi dirigenti dopo un tot numero di anni che fanno. E avanti. Ipotesi CGL. Allora, la CGL purtroppo, lo dico qui, ma anche la CISL su questo, no? Poche idee ben confuse, anzi hanno moltissime idee e quando sono troppe diventano confuse. Una parte della CGL prevalente parte dal concetto che siccome il lavoro è un lavoro astratto uguale per tutti, uguale di tipo marxiano, più si lavora più soldi si devono prendere, per cui l'insegnante ha pochi soldi perché lavora poco, questo è l'inizio. L'insegnante può prendere più soldi, può essere valorizzato laddove accetti di lavorare di più. Per cui l'ipotesi, se vi ricordate ancora negli anni 70, fine anni 70, era quella di dire facciamo l'insegnante su due livelli, l'insegnante normale che fa 18 ore, l'insegnante più motivato che fa fino a 24 ore e intanto, voi sapete che nel nostro contratto c'è questa storia qua, che si può chiedere fino a 24 ore. Noi abbiamo sempre detto che le 18 ore o le 24 per le elementari sono già a tempo pieno perché dobbiamo preparare lezioni e tutto, ma per loro no, si può anche fare di più. Allora questa differenziazione di carriera per loro sarebbe, o di merito, sarebbe già essere disponibile a lavorare più ore. Naturalmente vorrei ricordarvi che anche questo, sempre in provincia di Bolzano, non di Trento, nella provincia di Bolzano, che è sempre stata governata da governi che sono evidentemente di tipo autoctono, con maggioritari i partiti di rappresentanza territoriale, ma anche con il centro-sinistra, i nostri colleghi di Bolzano, nelle superiori che io non conosco, stanno facendo fino a 22 ore di 50 minuti e 200 ore di non insegnamento, prendono più soldi di noi, prendono 3-4 mila euro al più all'anno. Io non li ho mai visti insoddisfatti, sinceramente. Discutiamone, io vi pongo qui dei problemi, dopodiché vediamo. Dopodiché l'articolazione di carriera per la CGL è legata alle figure di sistema, cioè le figure strumentali che vengono in qualche modo identificate come figure che sono necessarie per far funzionare la scuola nei progetti e quant'altro. E c'è la valorizzazione del lavoro in aula mediante crediti formativi. Era l'ipotesi per linguistica. Ricordate, nel precedente contratto con Berlinguer dovevamo fare 70 ore obbligatorie di formazione per accedere al gradone successivo. Cioè l'ipotesi di dire più corsi di formazione tu fai, più bravo sei. È tutto da vedere, perché voi sapete che ci sono ormai associazioni delinquere di stampo mafioso organizzate a livello nazionale che danno corsi di formazione a pagamento e che purtroppo i precari spesso sono obbligati a fare perché altrimenti perdono il punto. Sono delle cose che solamente mi fanno.
valutazione dovrebbe essere compatibile al contesto in cui ci siamo, per cui si parlava prima appunto di scuole difficili, territori difficili, in cui la valutazione dei docenti e anche il bonus dei docenti deve essere in qualche maniera proporzionale alla difficoltà del lavoro. Su questi sono dei parametri sui quali si può discutere. Avanti. La proposta di legge Aprea, dopo finisco perché le slide mi stufano, sono i tre livelli di carriera: docente iniziale, docente ordinario, docente esperto, con livelli contingentati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal MIUR. Qui il MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rientra sempre come elemento che stabilisce il tetto massimo dei contingenti di chi può accedere a certe strutture di tipo funzionale e organizzativo. Il passaggio al docente ordinario avviene a domanda, a seguito di selezione per titoli fatte da apposite commissioni. Non si sa bene chi sarà però queste commissioni, tutte da definire. E il passaggio da docente ordinario esperto avviene invece attraverso concorso dopo un periodo di formazione, sempre a livello volontario. La vice dirigente si accede per concorso per titolo di esame a livello regionale e evidentemente la vice dirigente è incardinata su strutture di tipo organizzativo e burocratico, cioè per fare vice dirigente non devi essere un bravo insegnante ma essere un bravo burocrate. Questa ipotesi Aprea sta riprendendo forte negli ultimi tempi, per cui sapete la Aprea doveva essere il ministro dell'istruzione, è stata trombata all'ultimo momento da Gelmini che è venuto fuori dal nulla, perché dentro la PDL c'è stato uno scambio e qui lo dico, tutto sommato ci è andata anche bene, cioè nella Gelmini nella sua ottusità non ha fatto i danni che potrebbe aver già fatto la Aprea in questi due anni, perché la Aprea di scuola sa molto e sa benissimo dove vuole andare. E in particolare l'obiettivo della Aprea è quello dell'assunzione e licenziamento diretto da parte dei dirigenti e degli insegnanti, contestualmente alla perdita del valore legale del titolo di studio, cioè un sistema di tipo anglosassone. Allora questo ci pare la cosa da evitare con tutte le nostre forze. Allora, quali possono essere le ipotesi di lavoro? Perché dobbiamo in qualche maniera arrivare con un progetto di tipo contrattuale, non solamente la GD insegnanti ma tutti quanti i sindacati e le associazioni professionali, che sia in qualche maniera di contrasto ad alcune cose che noi riteniamo inaccettabili. In particolare riteniamo inaccettabile il fatto che ci sia l'assunzione e il licenziamento diretto da parte dei dirigenti, riteniamo inaccettabile la centralità dei dirigenti in ogni sistema di valutazione, riteniamo inaccettabile che non si parli mai di una cosa essenziale, che non si deve parlare del merito di premiare i più bravi, si devono alzare gli stipendi di tutti i docenti, si deve uscire da questa logica. La logica del mio concittadino, io sono di Veneto, del mio concittadino Brunetta, per cui si dà per scontato che ci sia un pubblico impiego, chi non fa niente, chi fa poco, chi fa tanto, e che tutto sommato, siccome c'è qualcuno che non fa niente, tutti quanti devono essere pagati poco. No, non è così. Gli insegnanti devono essere tutti bravi insegnanti, perché abbiamo una funzione fondamentale nella scuola, nel nostro Stato. Il fatto di formare cittadini italiani che non appartengono né alla famiglia né al governo. Essenziale. Allora, su questo noi dobbiamo in qualche maniera garantirci gli spazi di autonomia forte, perciò stipendi più elevati significa eliminare tutti gli orpelli dei fondi di istituto, per cui ti do più soldi se tu dimostri di fare qualcosa di più, che significa non saper insegnare ma far finta di fare delle cose che spesso sono inutili. Colleghi, non voglio assolutamente criticare chi fa i progetti, anch'io faccio i progetti a scuola mia, però bisogna saper dire quali sono i progetti che possono servire e quelli che invece sono fatti solamente perché arrivano dei soldi. Spesso arrivano dei dirigenti, siccome mi arriva dall'Unione Europea questi 2.000 euro per fare, lo facciamo, ma sai qualcosa? No, non fa niente, ma intanto ci prendiamo i soldi e perdiamo del tempo e ci prendiamo in giro noi e i nostri studenti. Non è così che si fa la scuola in Italia. L'altra questione fondamentale è che noi dobbiamo rivendicare, come diceva il nostro coordinatore nazionale all'inizio, una sfera di autonomia nei criteri di valutazione e di controllo della categoria. Cioè uno dei problemi non è quello di premiare i più bravi, ma è quello, nella misura in cui ci sono delle situazioni di patologia, cioè di situazioni di difficoltà oggettive, perché esistono, colleghi, cioè
Diciamoci la verità, quando noi abbiamo una carriera che si dovrebbe svolgere come meno su 40 anni di anzianità, perché altrimenti le pensioni che ci stanno dando sono a livello di fame. Ora immaginate una persona che per 40 anni sta in una scuola materna o che fa l'insegnante elementare, cioè è un lavoro usurante e stressante. Ci sono delle situazioni che non possono essere concepite con la stessa qualità di quando avevi 25 anni o 30 anni. È ovvio che noi dobbiamo immaginare una struttura, non di carriera, dico tra virgolette, in cui si riduce con l'anzianità il numero di ore in cui si sta in classe, per far sì che l'esperienza dell'insegnamento e della propria professione venga riversata anche attraverso strumenti di tutoraggio, di analisi, di seguire quei progetti che servono alle scuole, fatte da persone che sanno ormai qual è il mestiere. Noi dobbiamo arrivare a quell'elemento, cioè rivendicare il fatto che non è ridurre l'orario, ma ridurre le ore che sono più usuranti, perché sono usuranti le ore. Una delle cose che tutti gli insegnanti sanno è che noi abbiamo sempre di fronte a noi sedicenni, io ho sempre di sedicenni, diciassettenni, ma io invecchio tutti gli anni e loro cambiano, non è più come una volta. I miei studenti di adesso sono completamente diversi di quelli di 30 anni fa, ovviamente, e la percezione del mondo è completamente cambiata. È ovvio che questo diventa anche un elemento ulteriore di stress per gli insegnanti che devono inseguire paradossalmente questo giovanilismo che sta diventando sempre più, scusate, superficiale in questo momento. Allora, queste cose qua significa anche rivendicare l'area separata della funzione docente, cioè i docenti non devono essere equiparati al pubblico impiego in generale. Ripeto questo perché tante volte la Gilda è stata attaccata rispetto a questo. Non diciamo che volendo l'area separata diciamo che i bidelli o i segretari sono lavoratori di serie B. Fanno un'altra cosa essenziale, importantissima, nessuno lo mette, ma fanno un'altra, lo capiscono anche i bambini dell'elementare, che loro fanno una cosa e tu fai un'altra cosa, lo sanno perfettamente. Sia che il lavoro, cioè quando facciamo le RSU e ci troviamo di fronte a parlare per ore e ore dei problemi del personale ATA, importanti, ma nulla hanno a che vedere con i problemi del personale docente. Cioè io sono contento che il personale ATA dica: io voglio 10 euro in più perché altrimenti le fotocopie non le fanno, ma io posso dire lo stesso per la mia funzione? No, io stiamo facendo un sacco di cose che sono inquantificabili, incommensurabili e che rientrano tutte nella funzione docente, e dobbiamo stare attenti perché nella funzione docente tra poco l'abbiamo anche i bagni delle scuole, se continuiamo. E l'altra ipotesi che vorremmo portare avanti è quella del Consiglio Superiore della Docente. Cioè significa che per evitare che siano i dirigenti a monitorarci, a valutarci, a darci voti, per evitare che di essere licenziati, perché voi sapete che nel Brunetta è previsto che se io sto nell'ultimo comparto dell'inferno del 25%, per due anni consecutivi posso essere licenziato. E il fatto grave è che la CISL, la UIL, lo SNAS hanno firmato un protocollo d'intesa con il quale accettano il fatto che il 75% dei docenti nel futuro potranno accedere ai premi, il 25% che sarà ammazziato. Cioè un sindacato che firma una cosa del genere è assurdo. Ci siamo trovati noi, la CGIL e pochi altri, ad fare il fronte comune contro questa cosa qua. È assurdo, è provocatorio, per cui dobbiamo convincere i colleghi che sono iscritti allo SNAS, alla CISL, alla UIL a cambiare il sindacato prima, perché è una cosa fondamentale. E seconda cosa, se proprio vogliono starci dentro, a convincere i loro dirigenti che così non si va da nessuna parte, si fa solamente del male alla categoria. Ora, queste cose che vi abbiamo detto sono delle suggestioni del fatto che un sistema di tipo meritocratico proposto in Italia ha degli elementi di inefficacia e di negatività. Noi rischiamo di arrivare verso sistemi tipo anglosassone come quelli che Francesco evidenziava. Io credo che Francesco bisognerebbe alzarsi per mezz'ora a dire: e gli insegnanti italiani che fine hanno fatto? Perché sinceramente io sono preoccupato per gli insegnanti americani, ma sono molto più preoccupato per gli insegnanti italiani. E soprattutto, e quello che ci obblighiamo a fare nei prossimi mesi, è che queste ipotesi sulle quali noi abbiamo delle certezze che vi abbiamo detto, però ovviamente tecnicamente dire: ma è giusto fare le figure strumentali? È giusto che la formazione sia obbligatoria? Non lo so,
Io so soltanto che in questo momento gli insegnanti elementari sono obbligati a fare corsi di lingua inglese strumentali, fatti male, obbligatori, senza avere nessun tipo di riconoscimento economico e con effetti vicino all'hotel. E questo è scandaloso, perché significa che noi ci paghiamo da soli e addirittura siamo obbligati a fare una formazione voluta dallo Stato con i nostri soldi. Nessuna categoria, né lavorativa né professionale, accetta una cosa del genere. Per cui su questo dobbiamo anche fare una riflessione. Il fatto di dire siamo contro però l'invalsi eccetera, l'invalsi, come succede in tutti i sistemi educativi internazionali, esistono degli strumenti di valutazione che dovrebbero servire per migliorare il sistema stesso, non per penalizzare o premiare. Qui invece in Italia stiamo rischiando questa seconda questione di premiare o penalizzare. Recentemente siamo stati al Ministero con il presidente dell'invalsi e con i ricercatori dell'invalsi sulla questione dei test invalsi. E abbiamo detto, scusate, voi persone, anche brave persone, perché non vengono, cioè sono statistici, cioè sono persone che vengono dall'università e fanno scienza statistica, applicazione di ricerca. E loro dico, beh, noi lo facciamo per le scuole, ma voi vi rendete conto che il vostro lavoro in questo contesto può essere strumentalizzato come elemento di monitoraggio, valutazione e controllo dei docenti su diversi elementi di penalizzazione di merito? Non l'avete capito? Ma a noi questo non interessa, ma a noi sì. Allora, voi fate i vostri test, però noi faremo di tutto perché questi test siano prima di tutto partecipati dai docenti, cosa che non è stata fatta in questo momento, spesso. Ci sono tanti docenti che ci hanno lavorato, per cui è giusto che siano riconosciuti. Ma soprattutto perché la valutazione, la correzione eccetera di questi test si è fatta dall'invalsi, non da noi, dall'invalsi, e che queste cose non siano assolutamente utilizzate per dare premi alle scuole o ai docenti, perché in questo momento, colleghi, inutile ce lo diciamo, se continuiamo così avremo una quota di lavoro aggiuntivo non riconosciuto, perché non è previsto nessun contratto che deve fare quel lavoro. Seconda questione, tutti i docenti, e molti ne conosco, per evitare che la propria classe, i propri studenti facciano brutta figura, aiutano tutti. Allora che prova in base è? Che strumento di valutazione? Ci serve una cosa del genere? Non ci serve, non ci serve. Potrebbe servirci internamente se questo abbiamo la capacità e la sicurezza che questi elementi di valutazione non servono proprio per valutare né le scuole né i docenti. Potrebbero servirci come atto di indirizzo per migliorare la nostra didattica, per migliorare le scuole e l'insegnamento, ma dal punto di vista della professione docente, non dal punto di vista di chi vorrebbe che i docenti diventassero impiegati che operano seguendo degli indirizzi prestabiliti dal governo. La libertà di insegnamento, colleghi, ce la dobbiamo conquistare giorno per giorno anche attraverso queste cose qua, anche mettendo in discussione, anche alzando la mano il collegio docente e dicendo non siamo d'accordo. Saremo una minoranza all'inizio, ma speriamo di essere sempre di più numerosi e diventare la maggioranza. E su questo la gente sta scommettendo il proprio futuro.